Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo insieme. Signore, ci siamo detti che la vocazione fa parte della vita ed è una chiamata. Chi o cosa ci chiama? Tante possono essere le voci che ci raggiungono, molti i luoghi che ci interpellano, svariate le strade che ci seducono. Ma quale seguire? Quali ascoltare? Siamo qui a consegnarti queste domande, desiderosi di una risposta, non permettere, Signore, che la fretta smorzi la loro intensità. Esse ci guidano e ci impegnano e, forse, è proprio di questo che abbiamo oggi bisogno. Amen. Bene, ben ritrovati a tutti. Abbiamo ancora con noi Don Andrea e adesso Andrea si presenterà, ci racconterà la sua storia vocazionale, perché il Signore agisce e continua a agire dentro la storia di tante persone e soprattutto di tanti giovani. Mi presento, mi chiamo Don Andrea, vengo da Credaro, ho 30 anni e come è nata la mia vocazione? In un contesto di normalità e semplicità. Come tanti di voi, sono cresciuto in famiglia, ho frequentato la scuola con i miei amici, avevo la passione del basket e poi frequentavo l'oratorio nelle sue diverse attività. Ma fin da piccolo, quando uscivo dall'oratorio, dalla chiesa, portavo un grande senso di riconoscenza, di meraviglia, di stupore per quello che vedevo. Vedevo un parroco che, pur avendo diversi anni, era contento di fare il prete e mi contagiava quell'entusiasmo che avevo una suora e un altro giovane dell'oratorio nel farci divertire, nel farci fare le diverse attività dell'oratorio. Per cui fin da piccolo una certa simpatia per il sacerdozio, per la vita consacrata, l'avevo. Però al frattempo avevo anche una grande paura per quello che potevano dire i miei genitori, per quello che potevano dire i miei amici. E che cosa ho fatto? Non ho fatto altro che per diverso tempo mettere da parte questa domanda. E per diverso tempo ci sono anche riuscito. Questa domanda è ritornata in maniera forte in quinta superiore. Io ho fatto un ITIS, un tecnico informatico, e si presenta, come a tanti adolescenti, la fatidica domanda: ma che cosa faccio dopo le superiori? E anche lì mi è ritornato in mente il seminario. Ma anche lì mi ritenevo ancora inadeguato, ma cosa penseranno, cosa diranno? E allora anche stavolta ho messo da parte questo desiderio, questa domanda. Ho iniziato a lavorare con un artigiano del paese. Nel frattempo, su consiglio del mio parroco, ho iniziato a bazzicare il seminario con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, ma nel frattempo continuavo a fare una vita molto semplice, molto concreta, molto normale. Però c'erano dei piccoli segni che emergevano ogni tanto. Fra tutti io mi ricordo la mia allenatrice di basket che mi diceva: ma perché non segui il seminario, questa strada? Allora da lì è nato un po' tutto. Ho avuto il coraggio prima di fare gli incontri vocazionali, anche di nascosto, e poi ho deciso di continuare il cammino di seminario e sono arrivato fino ad oggi. Sono contento, non sono mancati momenti di fatica, momenti di dolore, perché
quando si tratta di rinunciare a qualcosa di stabile, di sicuro, non si sa mai che cosa sarebbe accaduto pochi mesi dopo. Però ecco, adesso sono qui, pronto ad iniziare una nuova avventura e che il Signore mi accompagni. Dal racconto della tua storia vocazionale, Andrea, abbiamo ascoltato che ecco, c'è stato un po' di timore all'inizio, un po' di nascondimento. Ecco, tanti giovani magari oggi hanno nel cuore il desiderio magari anche di vivere una vita di fede, ma sai, per la paura di essere giudicati, di essere additati, tralasciano un po' il loro cammino. Dai un consiglio a loro, perché invece dovrebbero seguire il Signore Gesù? Cosa c'è di bello in Lui? È una domanda questa molto impegnativa, che potrei descrivere come un cantiere che è sempre in movimento e che è bene tenere sempre in movimento senza mai avere la pretesa di essere arrivati in profondità. C'è sempre qualcosa da scavare. Il Vangelo e Gesù sono affascinanti? Per me sì. Però secondo me è fondamentale fare un passaggio, perlomeno io sto tentando di fare questo, non ci sono ancora arrivato del tutto, ma ci sto provando, di non vedere Gesù e il Vangelo come delle semplici norme, dei semplici comandamenti da rispettare. Questi possono essere dei consigli che ci possono aiutare, ma è fondamentale scoprire Gesù come una persona viva. Come fare? Perché Gesù non lo vedo. Ecco, in questi anni di seminario sono stato aiutato soprattutto anche dalla testimonianza di molti uomini, di molte donne che nella loro vita quotidiana mi hanno aiutato ad affinare lo sguardo. Ed è una cosa veramente bella scoprire quando ti metti in preghiera che senti il cuore battere. Non è una cosa che capita sempre, ovviamente, però ogni tanto è bene sentire questo. Per me è fondamentale stare davanti al Signore sapendo che Lui mi ascolta e che a Lui posso confidare tutto quello che mi capita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Amen. Buona serata a tutti. Grazie, Andrea. Grazie. In bocca al lupo per tutto. Grazie.